Dunque, stavamo dicendo, impariamo a individuare le quote delle curve di livello. Allora, per fare questo, partiamo dalle quote dei punti quotati. Allora, questo punto ha quota 826, cioè siamo a 826 metri sul livello del mare. Qui vicino c'è una curva di livello. Allora, noi abbiamo detto che le curve di livello hanno equidistanza dal mare 25 metri. Cos'è l'equidistanza? Il dislivello costante che c'è tra due curve di livello successive. Quindi, se hanno equidistanza 25 metri e partono dal basso, dalla quota del livello del mare, no? La curva 25 si trova a 25 metri sul livello del mare. Quindi la linea di costa è la curva 0 è la linea di costa, la linea del livello medio del mare. Quindi quella è la curva 0. Che vuol dire questo? Che noi abbiamo, a partire dal mare, abbiamo la curva 0, poi la curva 25, poi 50. Quindi sono tutte multiple di 25. Cioè il fatto che non solo sono la loro distanza è 25, ma sono tutte multiple del numero 25. Le loro quote sono multiple del numero 25. Quindi, se il punto è 826 e c'è una curva di livello molto vicina a quel punto, che quota può avere quella curva secondo voi? 825, perché deve essere la sua quota deve essere un multiplo di 25. Quindi non possiamo scegliere 827 o altri, devono essere multipli di 25. E poi c'è quest'altra curva. Su questa curva sappiamo due cose, o meglio, prima dobbiamo sapere se passando da questa curva a quest'altra stiamo scendendo o salendo. Stiamo scendendo, però spieghiamo perché stiamo scendendo. Intanto dobbiamo guardare se ci sono altri punti nelle vicinanze. C'è questo 710, però io a occhio effettivamente è vero che stiamo scendendo, però dobbiamo cercare un modo per dimostrarlo, proprio per esserne sicuri. Allora, il modo più pratico per essere sicuri che in questo caso che stiamo scendendo, come stiamo scendendo, è che qui abbiamo, vedete, qui parte un corso d'acqua. Allora, perché possiamo dire che parte questo corso d'acqua? Perché, in montagna, lasciamo stare se fossimo che sono nel deserto. Nel deserto possiamo anche avere la fine di un corso d'acqua. Ma qui, quando vediamo una linea blu, l'inizio di una linea blu, è effettivamente l'inizio, non è la fine, perché vuol dire che qui cominciano a raccogliersi acque in quantità tale che hanno deciso di disegnare una linea blu. Quindi da questo punto all'inizio della linea blu noi sicuramente stiamo scendendo. E poi la pendenza c'è anche evidenziata dal verso del corso d'acqua. Quindi se questo punto è 826 e di conseguenza la curva adesso vicina deve essere 825, e se da qui verso qui si scende, che quota avrà questo? Questa curva qui? 800, cioè 825 meno 25. Come vedete anche questa è chiusa, o meglio, come dicevamo prima, tutte sono chiuse, però questa è con evidenza chiusa, lo vediamo con una certa evidenza. Quindi poi a scendere troviamo la
7,75, 7,50, 725 e di nuovo un multiplo di 100, 700. Quindi vediamo, queste a tratto grosso sono 800 e 700. Va bene? Quindi adesso più o meno siamo in grado di individuare le pendenze. Vediamo un po' qui. Allora, un'altra cosa, sempre per imparare a individuare il rilievo. Abbiamo detto che questo qui, quindi, è la sommità di un rilievo montuoso, collinare, come lo volete chiamare. È la sommità di un rilievo. E questo, io vedo qui un'altra linea chiusa, circondata ancora da un'altra linea chiusa. Facciamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto qui per l'826. Qui abbiamo un punto quotato a quota 854. Allora, da questo punto al fiume sappiamo che si scende. Stiamo scendendo. Quindi da questo punto anche alla curva di livello che lo circonda si scende, no? Si scende. E quindi che quota può avere questa curva di livello? 850, quindi multipla di 25. A scendere ancora, che quota ha questa? 825, sì. No, io a volte faccio, ma veramente non ho sentito. No? E poi c'è questa a tratto grosso, di nuovo 800, va bene? E poi c'è quest'altra, questa dove ho il cursore ora, di nuovo 800, anche questa l'avevamo già detto prima, no? Abbiamo due curve di 800 che si guardano l'una con l'altra, no? Quindi attenzione, qui, da qui noi abbiamo detto si scende. Però attenzione, perché basta essere andati in campagna qualche volta, noi scendiamo, ma a un certo punto si comincia a risalire. Salvo che non stiamo percorrendo il letto di un fiume, allora siamo sicuri che scendiamo sempre. Quindi, a cosa vi fanno pensare? Quindi qui cosa abbiamo? Abbiamo due rilievi vicini. Uno che culmina a 854, l'altro che culmina a 826, cioè abbiamo, dunque noi abbiamo qui 854, qui 826, quindi queste sono due sommità delle quali questa qui è un po' più alta, da 854. E in mezzo cosa c'è? C'è questo. Allora, c'è questo punto qui, questo grosso modo qui in mezzo c'è il punto più basso tra i due culmini, no? Tra i due punti di picco. Quindi se noi percorriamo questa strada qui, strada, diciamo, questo percorso qui, noi scendiamo qui. Arriviamo al punto di minimo e qui ricominciamo a risalire fino a trovare quest'altro punto di massimo. Va bene? Ce l'avete un po' in mente l'immagine tridimensionale che qui non si vede? Facciamo adesso un altro percorso. Ci troviamo qui all'origine di questo corso d'acqua. Intanto cerchiamo di capire a che quota siamo, no? Qui, a che quota siamo? Siamo su una curva di 7,50, benissimo. Allora, andiamo verso questo punto qui, quello che abbiamo detto è il punto di minimo tra i due massimi, no? Allora,
ci dirigiamo in linea retta, grosso modo, troviamo prima la curva di quota 7,75, poi arriviamo qui, che saremo un numero a caso ma non troppo. A che quota possiamo essere qui? Poco sotto 800, giustamente. Dopodiché proseguiamo, quindi fin qui siamo saliti, poi proseguiamo, e quando proseguiamo che facciamo? Stiamo scendendo, no? Allora, diamo adesso la definizione di questo punto qui. Questo punto di minimo si chiama punto di sella. Avete presente com'è fatta la sella di un cavallo? Ha un punto che è il più basso di tutti, diciamo, prendendo, diciamo, come riferimento la spina dorsale del cavallo, come asse quello. Il punto più basso della sella, diciamo, viene chiamato appunto qui in montagna, ma non solo in montagna, anche in analisi matematica, quando si fanno le funzioni di due variabili, quindi la geometria in tre assi, no? In 3D, questo viene chiamato punto di sella. E corrisponde a quello che viene anche chiamato valico. In geografia voi sapete che ci sono i valichi che servono per passare. Per non prendere l'auto, perché il valico è da una montagna. Esatto, il valico, diciamo. Da una montagna l'auto. Sì, grosso modo sì, è quello, è quello. Però si chiama valico perché serve per valicare, cioè per passare. Vedete qui da questo fiume, siamo su un versante, dobbiamo andare sul versante successivo. Quindi da dove ci, se noi vogliamo arrivare al versante successivo, da dove ci è comodo passare? Dai punti di massimo? No, a meno che non siamo scalatori, eccetera, per altri motivi così di turismo potremmo volerlo fare. Però se noi vogliamo camminare tranquilli, perché abbiamo solo bisogno di andare dall'altra parte, dobbiamo passare da un valico, che è praticamente, diciamo, il sinonimo di punto di sella. Dunque, quindi abbiamo detto cosa sono i punti quotati, cosa sono le curve di livello, come si individuano le quote delle curve di livello, e abbiamo imparato a capire se stiamo camminando in salita o in discesa e a riconoscere un punto di sella o anche valico. Diciamo semplicemente la parola valico è più legata al gergo, come dire, delle vie di comunicazione, mentre l'espressione punto di sella è più legata alla matematica e alla topografia più in senso stretto, però sono la stessa cosa. Diamo di nuovo, adesso che abbiamo più o meno capito cosa sono. Noi qui abbiamo detto saliamo, arriviamo nel punto più alto della nostra passeggiata, che è il punto di sella, e poi passiamo dall'altra parte. In Toscana si dice scollettare quando si passa da un lato all'altro del colle. Questo per noi che camminiamo. E per l'acqua che piove dal cielo, no? Che succede quando piove in questa zona che sto circondando col mio cursore? L'acqua che strada o che strade prenderà? Per esempio, l'acqua che cade... Come? Non ho sentito. Si fermerà, diciamo, per il valico delle montagne. Che vuol dire si fermerà? Cioè, se vogliamo andare dalle montagne e si ristagnerà, diciamo, l'acqua. No, l'acqua ristagna se trova una fonda, cioè, una... Cioè, si... Ma tipo la cascatella.
si convoglia tutta, si divide, anche se questa è la parola inglese per dire divide, no? Lo spaziato. L'acqua si divide, cioè queste gocce che viaggiano, diciamo, in verticale tutte insieme, arrivate sullo spartiacque, perché quello lì, il punto di sella, fa parte di uno spartiacque, di un crinale. Arrivate sullo spartiacque, loro arrivano tutte insieme e poi si dividono in due parti. Quindi, qui per esempio, questa zona dove tra l'altro c'è la carrareccia, vedete? Questa è anche una strada sterrata. Che stavo dicendo? È un tratto di spartiacque, è un esempio di come le acque che cadono in questo caso a nord del punto di sella di questa linea che sto percorrendo, le acque che cadono a nord vanno sul versante, diciamo, scorreranno lungo il versante nord. Le acque che cadono qui, anche un centimetro a sud, scorreranno lungo il versante sud, va bene? Quindi vengono spartite, divise, spartiacque, disfluvio. Allora, poi vi vorrei far vedere una cosa. Vedete il corso d'acqua qui? Allora, guardiamo questo corso d'acqua e guardiamo la forma dell'isoizza alla sua intersezione col corso d'acqua. Allora, osserviamolo, no? La prima intersezione è questa all'origine, poi c'è questa, scendiamo ancora, io vedo che tutte le curve di livello hanno una certa forma caratteristica quando si intersecano quando intersecano il corso d'acqua. Sì, la curvatura è piuttosto pronunciata rispetto, che so, guardiamo questa curva, no? Vedete? È più o meno dritta, però quando si avvicina all'intersezione col corso d'acqua la curvatura aumenta per poi diminuire di nuovo. Però, diciamo, questo è un caso singolo o è sempre così? Guardiamo. Oh, guardiamo qui. Vedete? Qui? E qui dov'è monte? Monte è dove c'è la mano adesso. E di qua si va verso valle. Quindi, vedete, non solo la curvatura aumenta, ma anche una sua orientazione, la curvatura. Cioè, vedete, il gomito che fa la curva di livello volge sempre verso monte o valle? Verso monte. Questo, oltre così che per osservare, ha anche un'utilità pratica. Perché? Se noi dobbiamo capire qui c'è una curvatura, allora, ecco, non vi ho ancora detto che una curvatura, cioè quando la curva di livello non è diritta ma presenta una curvatura, soprattutto se abbastanza pronunciata, significa che siamo o in un impluvio, cioè su un fondo valle, oppure su un disfluvio, cioè sullo spartiacque. Quando c'è il corso d'acqua disegnato, è chiaro dove siamo. Siamo in un impluvio, diciamo, abbiamo i piedi a mollo nel corso d'acqua. Qui invece, io non vedo disegnato niente.
che sarà un impluvio o un displuvio. Allora c'è, come dire, una regola geometrica per capire questo, anche se poi nell'attività pratica non si applica, però può servire per capire determinate cose. Allora io da qui, voi avete una buona nuova, più o meno, c'è la scritta che da qui. Allora io mi trovo qui, va bene? Io sto in piedi su questa curva e diciamo se io fossi sul territorio saprei se mi trovo in un impluvio o su un displuvio, perché lo vedrei con i miei occhi guardandomi intorno. Qui invece io non lo so. Allora proviamo a disegnare la tangente. Vedete? Disegno la tangente alla curva. Immaginate che io da qui, dove sto disegnando la tangente, mi stia proprio spostando a piedi. E dato che io non ci sto di su, vorrei che mi aiutaste a capire se io in questo momento sto salendo o sto scendendo lungo questa tangente. Se io mi sposto da dove ho tracciato il primo punto a dove sto ora, sto salendo o sto scendendo? Allora, noi siamo in grado, non andate a occhio, cercate di capire in base ai ragionamenti che abbiamo fatto prima, dalle curve di livello, la vostra traccia in questo caso devono essere le curve di livello. Se io parto, sto sopra una curva di livello e mi sto allontanando dalla curva di livello, quindi non sto più alla stessa quota, perché per stare alla stessa quota io devo seguire a piedi la curva di livello, no? Allora, io mi sto dirigendo verso un'altra curva di livello? Sì, sto andando, se io proseguo, anzi. Allunghiamola, dai. E raggiungo quest'altra curva di livello. E dobbiamo ragionarci. Allora, qui siamo, allora qui vedo un corso d'acqua, no? E qui vedo il nostro 826 di prima. Quindi, questa era la 800, 775, 750, quindi io stavo sulla 725 e partendo lungo la tangente sono andato sulla 750. Quindi sono salito. Stessa cosa. Se io da questo punto, diciamo, se c'è diciamo, un mio amico che da questo punto si dirige sempre lungo la tangente verso qui, raggiungerà anche lui una 750. Va bene? Allora, a questo punto, se io da qui, quindi nel punto di massima curvatura della linea di livello, io e il mio amico ci allontaniamo in direzioni opposte ed entrambi saliamo, no? Io dove sto? Inizialmente, io e il mio amico, dove stavamo? In un impluvio, quindi vuol dire che siamo saliti.
Allora, questa, diciamo, è la regola geometrica per capire se io sto in un impluvio o in un displuvio. Cioè dovrei tracciare la tangente e vedere, percorrendo la tangente nei due versi, io salgo o scendo. In questo caso salgo, quindi so che sto in un impluvio, anche se, diciamo, uno chiaramente con un po' di esperienza già saprebbe che cosa. Abbiamo detto prima che le curve di livello in prossimità dei corsi d'acqua hanno una maggior curvatura e volgono il gomito verso monte. Questa curvatura è punta verso monte. Quindi, siccome qui, vedete, c'è, questo è sicuramente dove sto ora, è un impluvio perché c'è il corso d'acqua. Che succede? Che gli impluvi, anche quando non c'è il corso d'acqua disegnato, continuano ad avere, le curve di livello continuano ad avere una forma subparallela, diciamo non proprio parallela alla precedente perché siamo in natura, però vedete c'è una somiglianza tra questa curva e questa di valle, tra questa di valle e poi questa dove c'è il corso d'acqua, che è sicuramente un impluvio. Quindi io posso sapere che qui io sto su un impluvio. Non solo, posso anche disegnare, posso anche disegnare un corso d'acqua. Allora, adesso facciamo il primo tracciamento di un corso d'acqua, però non ancora di uno spartiacque, perché in realtà per tracciare lo spartiacque con una certa sicurezza bisogna prima sapere che strade prende l'acqua, perché è in base a quello che io capisco come devo tracciare lo spartiacque. Allora, parto da questo qui, che è un altro punto di sella. Vedete, prima abbiamo fatto il punto di sella a ovest dell'826. Qui abbiamo un altro punto di massimo. Questo qui col triangolo è un punto trigonometrico, benissimo. Però diciamo a noi quello che interessa è che questo è un punto di massimo. Quindi da questo punto, che è a quota 767, scendendo io che quota trovo? Che curva è questa? 7,50, cioè il multiplo di 25 successivo. E questa qui? Sempre, benissimo, sempre 750, perché uno poteva essere indotto a dire, beh, 750 si scende, 725. Il problema è che non si scende. Si scende ancora un pochino fin qua. Diciamo, qui arriveremo a 748, faccio per dire. Dopodiché si risale a 750, 775, eccetera. Quindi qui c'è un punto di sella e di qui passa lo spartiacque. Allora il nostro corso d'acqua cominciamo a tracciarlo di qua. Un po' grosso. Allora, noi dobbiamo raggiungere questa curva di livello. Allora, vi dico adesso una regola importante nel tracciamento sia degli impluvi sia dei displuvi, che queste linee, impluvi e displuvi, devono intersecare le curve di livello a 90 gradi. Cioè, no, io non posso fare intersecare così. La devo intersecare ad angolo retto. Così.
Poi, voglio dire, vabbè, per ora facciamo. Quindi ricordatevi, si intersecano ad angolo retto. Poi, vedete qui la curva com'è fatta? È fatta così. Probabilmente, allora, da questo punto io devo raggiungere la curva inferiore, no? E la devo intersecare ad angolo retto. E c'è anche un'altra cosa, devo cercare di compiere il percorso minore possibile, perché l'acqua sceglie la linea di massima pendenza. Qual è la linea di massima pendenza? Io qui sto, diciamo, a 725, questa curva qui è 725 e questa a tratto grosso è la 700. Allora io da 725 a 700 ci devo arrivare per la via più corta possibile, perché la più corta possibile sarà la più ripida e l'acqua preferisce la più ripida. L'acqua, oppure se facessimo cadere un pallone, no? Sceglierebbe la via più ripida. Ed è la più breve, mi sembra questa. Anche qui stiamo attenti a intersecarla ad angolo retto e non così. Oh. Dopodiché arriviamo, possiamo entrare, diciamo, la nostra linea adesso coinciderà con quella già disegnata dall'IGM. Però attenzione, perché adesso se facciamo così la intersechiamo a un angolo diverso dall'angolo retto. Allora, come si fa? Il trucchetto, attenzione che questo fino ad ora non l'abbiamo fatto, il trucchetto è fare una piccola curva prima. Cioè prima io porto la mia curva così, il mio impluvio così, dopodiché sono pronto per attraversare la curva ad angolo retto. Oh, tenete presente che quando è possibile il corso d'acqua o il displuvio deve intersecare la curva di livello nel punto di massima curvatura. Qui l'IGM non ha fatto questo. Questo vuol dire semplicemente che intanto questa non è una regola fissa come altre. In alcuni casi poi vedremo che non è nel punto di massima curvatura che bisogna attraversare. In questo caso qui invece sembrerebbe proprio possibile attraversare un punto di massima curvatura. L'IGM non l'ha fatto, o perché c'è un errore grafico, cioè ci può essere un piccolo errore nel tracciamento della curva di livello o del corso d'acqua. Però noi, diciamo, senza sapere niente, lo facciamo attraversare nel punto di massima curvatura. Vabbè, qui a questo punto la nostra linea la fermiamo. Vi faccio osservare una cosa a proposito della massima curvatura. Vedete questa curva? Questa qui non l'abbiamo attraversata nel punto di massima curvatura. Perché questo? Perché comunque la nostra acqua voleva prendere la via più ripida. La via più ripida a quello che ci dice la carta è quella che abbiamo attraversato, è quella che abbiamo percorso qui. Se noi fossimo andati, noi potevamo anche fare quest'altro percorso, volendo rispettare il criterio della massima curvatura, potevamo fare così, fare un po' una curva qui. E qui, ad angolo retto, attraversarla nel punto di massima curvatura. Però, stando alla carta, il territorio può essere anche diverso da come noi vediamo la carta, perché le carte non sono perfette. Però, diciamo, noi ci dobbiamo basare sulla carta, quindi sulla carta la linea...
La linea di massima pendenza è la prima che abbiamo, che abbiamo disegnato, questa qui. Va bene? Ok, quindi adesso abbiamo cominciato a spiegare, perché comunque puoi impararlo un po', cioè non è difficile concettualmente, è difficile farsi l'occhio e la mano a disegnare. Diciamo che abbiamo cominciato a imparare come si tracciano gli impluvi. Ah, un'altra regola degli impluvi è che bisogna partire da monte. Se no, questa non è una regola matematico-scientifica, è semplicemente una regola pratica. Gli impluvi si tracciano a partire da monte, perché se no poi ci si confonde. Se si parte da valle, poi si può trovare una biforcazione e si sbaglia strada, insomma. Quindi gli impluvi si tracciano a partire da monte. Allora, il chiaroscuro. Non so se nel monitor qui, nella proiezione si vede, tutto sommato sì, mi sembra. Ci sono delle zone un po' in ombra e delle zone che sembrano più illuminate. Ecco, per esempio, vedete tutta questa zona qui è un po' ombreggiata, mentre questa è più chiara. Questo non ha un significato proprio quantitativo, è un sistema quantitativo per dare un'idea del rilievo. Quindi non so se voi a occhio riuscite a vedere che qui, diciamo, vabbè, qui si vede il corso d'acqua. Se voi osservate la sinistra e la destra idrografica del corso d'acqua, hanno una luminosità diversa. Questo è semplicemente un accorgimento grafico che viene usato. Beh sì, si vede tutto sommato, no? Come anche tra qui e qui. Se guardate il vostro, la stampa che vi ho dato, per poter apprezzare questo chiaroscuro, la dovete tenere un po' lontana dagli occhi. Di solito più lontana si tiene, forse la luce adesso non è vero, ma... però se la tenete più lontana dovreste riuscire a vedere questo chiaroscuro, che dà un po' l'immagine del rilievo. Oh. Vabbè, adesso dovremmo cominciare a tracciare lo spartiacque, ma finiamo alle 10:30, vero? Vabbè, niente, allora questo lo faremo la prossima volta. Quindi, riassumendo, oggi di cosa abbiamo parlato? Abbiamo visto intanto per la prima volta una carta topografica. Abbiamo imparato a riconoscere gli elementi della carta topografica. Allora, qui vedo dei puntini. Cosa sono questi puntini? Un confine comunale, benissimo. Questa marrone grossa che cos'è? Facile? Una strada principale. Questi altri tratti neri? Sentieri. Vabbè, le linee blu lo sappiamo. Poi ci sono dei punti numerati. Cosa sono? Punti quotati. E poi tutte queste linee marroni sono le curve di livello. Una curva di livello è il luogo dei punti aventi la stessa quota sul livello del mare. Per riconoscere la quota di una curva di livello dobbiamo partire dalle quote dei punti quotati, perché le curve non hanno la quota riportata. E poi abbiamo cominciato, diciamo, a capire come si individua un impluvio. Vedete? Abbiamo cominciato a capire, abbiamo disegnato questo piccolo impluvio. Abbiamo detto cosa significano le curve chiuse. Significano o una sommità, racchiudono, o una sommità, oppure una depressione. Ah, una cosa che non vi ho detto, quando indicano una depressione, vedrete all'interno della curva chiusa un segno meno di color marrone, vicino alla quota,
Per esempio, se qui ci fosse meno l'826, quello non vuol dire meno 826, vuol dire che la quota è 826, ma quel puntino nero indica il fondo della depressione, mentre in questo caso reale, senza il segno meno, indica la sommità di un rilievo. Se ci fosse stato il segno meno, avrebbe individuato, diciamo, il fondo della tassa, no? E poi cos'è un punto di sella o anche valico? Abbiamo imparato a riconoscerlo quando vediamo due rilievi, no? Due curve chiuse che sono più o meno vicine l'una all'altra. In mezzo a quelle curve chiuse c'è il punto di sella o valico. Va bene. Poi, sempre su queste qui, su questa forse non c'è, però può capitare di vedere delle curve tratteggiate, delle curve di livello tratteggiate. Qui non ci sono, non ne vedo. Quando vedete curve di livello tratteggiate, tra quelle curve di livello l'equidistanza è 5 metri e si trovano in zone di pianura, dove diciamo per trovare la 25 superiore, per dire, se stiamo salendo, bisogna fare chilometri e chilometri, allora le fanno più fitte. Vedete? Qui ci sono delle curve di livello tratteggiate e questo vuol dire che tra questa e questa il dislivello è di 5 metri. Anche qui, salvo che non ci sia, che so, una sella in mezzo, allora sono allo stesso livello. Però di regola, ecco, per esempio qui ce n'è un tratto continuo che un tratto continuo che sta vicino a un corso d'acqua. Allora, allontanandosi dal corso d'acqua si sale, no? Quindi io da questo tratto continuo alla successiva, che è tratteggiata, sto salendo e sono salito, nella fattispecie, di 5 metri. Vedete qui? Attenzione, questa non è una curva di livello tratteggiata. Questa indica una scarpata, generalmente può essere naturale o artificiale. Quando vedete queste coroncine, diciamo, che sembrano fatte un po' di denti di pesce cane, queste indicano scarpate, dove non, il pendio è molto ripido e non si possono fare curve di livello perché vengono tutte una vicino all'altra. Questo indicano scarpata, dove il piede, in questo caso è facile perché abbiamo un laghetto e quindi il piede della scarpata è quello vicino al laghetto. Il ciglio della scarpata, cioè la sommità della scarpata, invece è questa qui. Questa probabilmente è una scarpata artificiale, che sembrerebbe un laghetto, diciamo, per l'approvvigionamento di acqua.